sono usciti pochi giorni fa, il 17 giugno, i dati dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro e purtroppo per la Regione Emilia-Romagna si è evidenziata una situazione sicuramente non degna di quella che è la realtà poi lavorativa delle donne dell'Emilia-Romagna e soprattutto si è evidenziata una situazione che è ben distante da quella che è stata la narrazione politica che abbiamo sentito negli ultimi anni da questa giunta. Mi dispiace che non ci sia oggi qui presente l'assessore, l'ex assessore Gualmini, oggi parlamentare europeo, perché mi sarebbe piaciuto insomma dibattere con lei direttamente di questa situazione, visto che per 4 anni e mezzo comunque è stata responsabile di quelle che sono le politiche sociali inerenti e anche ovviamente le politiche per la famiglia. E i dati ci dicono che oggi purtroppo rispetto al 2017 il 23% in più dei genitori è costretto ad abbandonare il lavoro. La maggior parte di queste sono donne e purtroppo i dati confermano quello che abbiamo sempre sottolineato noi in questi anni, che seppur rispettando i parametri, gli standard europei dell'offerta all'infanzia, in realtà questa offerta è ben al di sotto di quelle che sono le necessità della nostra regione, regione caratterizzata da tante donne lavoratrici, regione caratterizzata anche in una parte, e parlo ovviamente da romagnole, da riminese, da una stagionalità che vede impegnate anche tante donne nel lavoro legato al turismo, e purtroppo queste donne oggi sono ancora nel 2019 costrette a lasciare il lavoro, a rinunciare al lavoro, soprattutto per motivi legati alla incompatibilità tra tempi di vita e tempi di lavoro. Le motivazioni sono elencate, riguardano l'assenza di parenti di supporto, e qui c'è ovviamente un'analisi sociologica da fare riguardo all'aumento dell'età della prima maternità e quindi anche alla indisponibilità dell'aiuto dei nonni che una volta invece erano più presenti. E per l'elevata incidenza, l'altro motivo è l'elevata incidenza dei costi relativi ai servizi all'infanzia, altro tema che più volte abbiamo affrontato in quest'aula e per la quale ovviamente non ci siamo mai ritenuti pienamente soddisfatti. I dati ci confermano purtroppo quelle che erano le nostre preoccupazioni. Sappiamo ovviamente che all'ordine del giorno dell'agenda politica del governo le prossime misure saranno quelle di aiuti alla famiglia. Vorremmo capire cosa intenderà fare questa giunta nel poco tempo che rimane ovviamente per questa legislatura per far sì che comunque nel 2020 non ci ritroveremo, o chiunque sarà qui non si ritroverà di nuovo a dover parlare di situazioni del genere, ma si spera ovviamente che questo sia un trend che verrà invertito. Ritiene che l'insieme delle politiche messe in campo dalla Regione stia affrontando trasversalmente il tema del sostegno alle famiglie e della conciliazione dei tempi di cura e di lavoro attraverso interventi mirati e risorse economiche ingenti. Certamente sarà sempre possibile migliorare ed adeguare le politiche per il lavoro, la famiglia e le pari opportunità, soprattutto in considerazione del fatto che partiamo da una situazione di impegno costante e ininterrotto che intendiamo aggiornare e rafforzare ulteriormente. In questo senso è al vaglio anche una riflessione sull'assestamento di bilancio, di cui parleremo nell'occasione preposta, che è quella di fine luglio, nella quale potremo trovare anche provvedimenti in questa direzione. Grazie. Sì, grazie Presidente. Io purtroppo devo notare che il sottosegretario ha preso un po' la brutta abitudine che ha il Presidente Bonaccini, che viaggia per i territori facendo l'elenco della spesa, elencando i milioni stanziati, parlando di soldi, ma francamente non parlando di risultati, e purtroppo i dati sono impietosi, quindi sinceramente parlare solamente di quanti milioni si è stanziati senza poi dare contezza di come sono stati utilizzati e in maniera e soprattutto con quale efficacia sono stati utilizzati ci pare assolutamente insufficiente. Oltretutto non è sufficiente dire noi siamo più bravi degli altri, più bravi della media italiana. Ci interessa capire se le politiche attuate rispondono alle esigenze del territorio. Poi, se altri territori purtroppo fanno peggio di noi, ce ne dispiace, ma chiaramente in questa sede ci dobbiamo occupare delle problematiche che sono inerenti alla nostra regione. Oltretutto il sottosegretario ha fatto accenno anche al tema dei caregiver, direi che anche quello è un altro tema molto delicato, perché naturalmente uno dei motivi per cui le donne spesso abbandonano il lavoro è appunto il fatto che si somma
all'accudimento del bambino, anche all'accudimento magari del genitore, della persona anziana presente in famiglia, ma i caregiver, i dati dicono che devono assistere per 8 ore al giorno di assistenza diretta e addirittura per 11 ore al giorno di accudimento. Le misure in questo senso a sostegno dei caregiver sono assolutamente insufficienti. Abbiamo anche presentato più volte atti in questa direzione in Emilia-Romagna, non ultimo un progetto di legge sul progetto di vita indipendente per le persone con disabilità. Comunque, chiaramente non mi posso ritenere soddisfatta della risposta e rimane il fatto che il problema delle culle vuote in Emilia-Romagna c'è, come nel resto d'Italia, che l'aumento della popolazione purtroppo negli anni è andato sempre calando per arrivare praticamente a zero, e chiaramente l'intervento della politica e delle istituzioni deve essere sempre più incisivo in una società che in questo momento non è più in grado, ovviamente per una serie di motivi, di permettersi, non si può più permettere di continuare ad andare avanti in questa direzione, in questa situazione. Grazie.